Sembra una bella cosa comunque. Leggo due o tre racconti e qualche poesia. Mi fu raccontata un'altra storia, non riesco a ricordare chi fu a raccontarla, forse Mazza, ma non ne sono affatto sicuro. Una sera un certo Gaspare, non sono neppure sicuro che fosse proprio questo il nome, stava a guardare le puttane che scendevano e risalivano le scale. Un mercante di bestie aprì per pagare la marchetta un portafoglio pieno di carte grosse da 100. Quando si allontanò, Gaspare gli fu dietro e lo raggiunse sul ponte del fiume Tronto. Lo colpì alla testa con tutti e due i pugni chiusi e riuniti e lo buttò dal ponte. Il corpo cadde sulle pietre del Greto. Gaspare scese sul Greto, prese il portafoglio, l'orologio con catena d'oro e la sterlina d'oro. Gaspare ritornò subito al casino con i soldi. Ma non solo per fare la marchetta doppia, ma aprirla, un'ora, 2 ore, un'eternità sulla figa. La madama telefonò immediatamente alla questura. Gaspare fu processato, arrestato prima che scoprissero il cadavere dell'assassinato. Processato, fu condannato a morte per fucilazione sul fiume Tenna. La gente che andò a vedere la scena fu tanta. Molte madri si portarono dietro i figli perché imparassero a vedere come muoiono i delinquenti e chi non cammina nella strada giusta. Gaspare pare che fosse ubriaco, ritenne che traballasse, non si rendesse conto. Fu legato su una sedia e un prete gli parlò nell'orecchia. Il podone di esecuzione uscì fuori dai forteri del fiume. Misero il corpo di Gaspare in una cassa molto più grande del normale, perché era stata fatta prima quasi riempita di segatura, perché il sangue non sgocciolasse dalla cassa. Dissero che tante furono le donne che andarono a portare i fiori sulla tomba di Gaspare, che dovettero spostarlo e risotterrarlo in una tomba segreta. Il prete delle carceri disse che mai aveva ricordato una morte più santa. L'avvocato difensore di Gaspare dissero che era diventato matto e andava a ricercare tutti i fiori delle scarpate delle strade per portarli sulla tomba segreta. La madre di Gaspare era morta al manicomio criminale perché avevano dato da mangiare l'ultimo dei suoi figli ai maiali. Non so se si discusse a casa di portare anche me a vedere fucilare Gaspare, ma forse non ero ancora nato, ma forse non era nata neppure mia madre. Ad ogni modo, io non ho mai visto come si ammazza un uomo e avrò visto solo 2 o 3 morti. Uno me lo fecero anche fotografare per fargli tenere gli occhi aperti e gli appuntarono sulle palpebre 2 spigli e così vidi quell'occhio. Avranno ubriacato Gaspare col vino cotto, allora sapevo che non c'era nient'altro che ubriacasse tanto come il vino cotto inzuppandoci il maritozzo. Infatti se Gaspare non fosse stato ubriaco avrebbe cercato di scappare, io scappavo sempre quando babbo o mamma cercavano di colpirmi, ero tanto buttato nella fuga che anche se mi arrivavano i colpi non li sentivo. Riuscivo spesso a saltare sulla finestra che dava sui tetti, mio padre rimaneva a minacciarmi dalla finestra con un copertore di bicicletta, poi potevo anche ritornare a casa, sapevo bene che l'ira di mio padre sarebbe durata pochissimo. Non riuscivo a capire proprio perché Gaspare si fosse fatto ubriacare e non avesse cercato di fuggire, non riuscivo a capire che di tanti condannati a morte quasi nessuno avesse tentato la fuga. Non avevano assolutamente nulla da perdere, stavano ad aspettare il colpo come se la cosa non li riguardasse, oppure invano si mettono ad implorare pietà e perdono, sapendo benissimo che il plotone di esecuzione non può perdonare nessuno. Forse è perché sono tanto abituati a vivere che la morte sembra impossibile. Agli ebrei sarà sembrato impensabile che i campi di concentramento fossero veramente campi di sterminio e le docce non fossero per lavare lo sporco ma per levare la vita. L'assassino prima di ammazzare deve insultare la vittima, l'assassino è sempre convinto ad ammazzare il male. Nessun assassino ammazza mai brave persone, gli ebrei erano gli sporchi ebrei e ogni tanto bisogna fare pulizia. L'assassino si pone sempre dalla parte del giusto, il mafioso insulta sempre la vittima prima di ammazzarlo, l'assassinato è sempre un cornuto, è figlio di puttana, uomo senza onore, bestia più che uomo, e alla fine bombardare i serbi o gli iracheni diventa uno scherzo, poi ammazzare qualche palestinese perché gli intellettuali integralisti ebrei è opera santa. L'ammazzamento dei filistei è cosa santa, anche nella Bibbia, il libro sacro e santo. Non facevo altro che sognare fughe continue, ero affascinato dalla lettura del Conte di Montecristo, rimasi sempre affascinato dalla fuga, di quelli che sono scappati, che non hanno aspettato inutili ultime speranze, che hanno visto nei propri simili quello che sono veramente e hanno visto nella morte quello che veramente è la morte e hanno voluto vivere nonostante tutto. Sognavo fughe disperate, felici. Ed anche se mai sono riuscito a vedere da che cosa fuggivo e chi fosse ad inseguirmi, comunque non venivo mai preso. Un'enorme leggerezza mi faceva volare da punti sempre diversi e alla fine riuscivo a raggiungere rifugi sicuri, quasi sempre sotto azzurre arcate di ponti. Quindi del plotone di esecuzione vennero da fuori, quasi sempre al mio paese gli assassini vennero da fuori. Veniva fuori anche quello che accoltellò la fidanzata e buttò il coltello vicino ad una lamiera che ricopriva una porta a terra di un palazzo. Ricordo il gesto di buttare il coltello,
la corsa dell'assassino come se volesse scappare da tutto. Erano circa le 2 di una giornata d'estate, strade vuote, negozi chiusi, un sole accecante. Messo le orecchie. Anche se dopo la fatica il cervello è ancora in balia di questa furiosa costruzione che a me fa costruire chiodi di cui mai saprò chi andranno a crocifiggere, dopo poco riposo e mangiato, la stessa furia a me fa premere sui tasti le parole, a te fa scandire segni, colori compatti, le tue maternità disumane. E ancora possiamo incatenarli i mostri, vincerli e digerirli per la notte e per la gioia nella tua casa in confusione, dove ti attendono moglie, figlia e pranzo, dopo aver alzato posate come alzassi utensili. Io, nella mia camera, 3 metri per 5, pareti bianche e migliaia di fogli bianchi, per mettermi in croce e crocifiggere in lotta con la stanchezza e con lo sporco. Ed è ancora tutto presso di noi, ancora può tutto arrestarsi. Non aspettare il sabato, inizio del riposo di Dio. Il riposo sia ancora per noi lontano, il riposo sia ancora per Dio e questo inferno per noi. Quando ho scoperto mio padre che guardava le formiche, il sole spaccava le pietre e intontiva i muratori senza cappello di carta. Una buca scura intorno, granelli di terra impastata e il brulicare delle formiche con troppo grandi semi nella bocca trascinati. E mio padre, con schifo, ha strisciato il piede sul nido. Così ho imparato a guardare le formiche e ad avere questo schifo. Di umano in mio padre vi è solo questo astratto schifo, questo assalto dei sensi della nullità che mio padre affoga con la partita a stoppa contata con asini di fava. E ogni vittoria e ogni perduta salutarla di vino. E la sbornia gli porta una sorta di furore disperato e scaraventa piatti e bicchieri contro il muro e si condanna in questo furore e nel tacere e nella fatica che è una battaglia già perduta, senza senso né scopo. Mio padre ha scoperto nella formica la sua immagine e la distrugge. Il vino, la fatica e il fumo alla notte gli scassano il petto, con una tosse paurosa che è stata presente in tutti i nostri sogni. Distrugge ogni giorno la sua vita con una serie lunga di anni, troppo forti per essere distrutti troppo presto. Questo vizio di guardare la formica ha perduto mio padre. Vive sulla terra in perfetto rancore. La sua forza, la sua terrestrità l'ha sdoppiato. E tutto a mio padre è divenuto perfettamente inutile, è rimasto il sapore della stoppa, il furore che attacca il cervello. Così anche a me la formica mi dispera, vivo in questo formicaio imparando a distruggere me stesso con rabbia, perché di tante bandiere mi è rimasto mio padre che distrugge, preso da schifo, la laboriosa formica. Quando cammino per queste strade spettrali e l'abbaglio dei neon mi porta in desideri al di là di me stesso e mi rinchiude in me sono l'immagine di mio padre. Quando lavoro la stessa volontà che smarisce lo scopo, la stessa tosse di mio padre mi si incupisce in petto e scoprire in me mio padre è scoprire una faccia nuova. Sull'acciaio scattante che mi ferisce le mani, che mi segna la faccia, sul rumore dell'acciaio che strilla dannato, che la gagliezza lo confonde con le campane della mia terra. E questo che a me sembra un racconto che c'entra meno con tutte queste cose che ho letto, però mi piace molto. C'era anche un'altra, e ora andrò. Volendole vedere, proprio tutte, sono andato a vedere la partita di calcio. Dentro quei muretti di cinta, con vetri murati proprio come quelli attorno al carcere mandamentale oppure quelli attorno al manicomio provinciale, vedo anche questo gioco chiamato calcio, tra un agitarsi di teste dal punto di vista più estraniato. Ecco che il gioco viene interrotto dal fischietto dell'arbitro, tra le imprecazioni degli spettatori tutti piuttosto attivi. E se i gialli hanno il pallone, la gente soffre un'aspettativa sublime per l'agitarsi delle bandierine dei guardialinee. La folla è una camera d'aria gonfiata e sgonfiata continuamente. E se i gialli riescono a far penetrare la palla nel punto più sublime della rete, alzano le mani al cielo riconoscenti e felici. Il portiere deve a tutti i costi prendere la palla e salta come un gatto. Difende la verginità della rete con spasimi e angosce tremende. Cominciano a urlare, ammazzatelo, spaccategli le gambe, figlio di puttana e anche cornuto. Certo, queste cose le avevo sentite dire molto spesso, però mai da una folla intera fanatizzata, con i visi avvampati e del tutto ebbi un'impressione disperata, nonostante che in quel periodo neppure le scrivessi le poesie, e neppure pensavo di scriverle, e neppure immaginavo che dovevo rappresentare il negativo di quella bella positività. Reagivo benissimo nonostante l'infante che ero.
Certo, vedevo miraggi, però se vedo il miraggio dell'acqua, questo non significa che l'acqua non esiste. Ero poeta anche quando non scrivevo niente, e forse lo sarei stato di più se non mi avessero alfabetizzato così bene. Alla fine diventa cornuto anche l'allenatore e, terminata la partita, giuro a me stesso che almeno questa stronzata non vorrò più vederla, perché ho avuto la precisa impressione di essere stato in una grossa gabbia piena di scimmie.